Dunque, i Ronin nascono nel 2001 circa, quando io suonavo nei Wolfango, suonavo la batteria ed ero veramente un punk incapace allo strumento, alle prime armi. E allo stesso tempo però ascoltavo tantissima musica da sempre e avevo voglia di far partire un progetto nuovo col mio strumento originario, quello che ho iniziato a suonare per primo a 13 anni, ovvero la chitarra. E così, ispirato un po' dalle colonne sonore e da alcuni gruppi che ascoltavo in quel periodo, diciamo gruppi al di fuori del punk hardcore, ovvero della scena a cui appartenevo, diciamo, nella vita. Insomma, quindi, da lì ho cominciato a cercare persone per creare questo gruppo, le ho trovate per fortuna, ho fatto fatica perché per un punk con la cresta trovare una fisarmonica e un sassofono non è facile, però insomma, piano piano li ho trovati, ho cominciato a fare dei dischi che incredibilmente sono anche piaciuti, nel senso che appunto non sapevo bene, era molto ingenua così, come idea. Negli anni ovviamente il progetto si è evoluto, ha cambiato formazione molto spesso e quindi diciamo ad oggi annoveriamo 4 album, qualche singolo, diverse apparizioni in colonne sonore, qualche colonna sonora intera, qualche tour europeo, tantissimi tour italiani, e in uno di questi tour italiani abbiamo incontrato Michele qui ad Anghiari. Anzi, in realtà l'ho incontrato per la prima volta con l'altro gruppo in cui suono, i Bachi da Pietra. Però, insomma, una volta che una persona entra nella mia vita e io entro nella sua, ovviamente le carte si mischiano e quindi non esiste più il gruppo originario con cui ti sei conosciuto. Sì, a proposito della scelta del titolo, il percorso in realtà che ci ha portato qui parte comunque da Sergio Leone e da Morricone, perché è noto che Sergio Leone amasse molto e si ispirasse ai film di Kurosawa, ai film di samurai di Kurosawa, quelli in bianco e nero, muti, diciamo di inizio carriera. E da lì è nata anche l'idea di comunque di quasi da subito di andare sul cinema comunque dell'Estremo Oriente. È comunque un cinema, a parte che molto suggestivo e molto musicabile, perché appunto è un film fatto di tempi lenti e di silenzi molto spesso, quindi è ideale per la musica. Appunto, abbiamo vagliato una quantità di titoli, però tutti abbastanza. Abbiamo tentato anche un paio di escursioni nel cinema iraniano, eccetera, però la maggior parte dei titoli presi in considerazione erano comunque dell'estremo oriente, ecco. L'isola è particolarmente roninesco come film, perché i Ronin sono in qualche modo, molto, in qualche modo legati all'acqua, lo siamo diciamo, consciamente, e il pubblico spesso se ne accorge, cioè il pubblico spesso si associa all'acqua più che al deserto, diciamo, dello spaghetti western. Quindi questo film, interamente girato su uno specchio d'acqua, è stato sin da subito preso in considerazione, anzi sin da subito, per quanto mi riguarda, era il candidato numero uno. Ne abbiamo vagliati tantissimi altri. Tra l'altro un altro forte candidato era un altro film di Kinky Duke, sempre girato sull'acqua, che era Primavera, Estate, Autunno, Inverno e ancora Primavera. Alla fine insomma, abbiamo optato per l'isola anche perché è più sconosciuto ed è anche un po' più breve. Secondo me questa durata, che è comunque 1 ora e mezza circa, per una sonorizzazione è un po' il limite. Oltre si può andare, però insomma, diventa una specie di tour de force anche per l'ascoltatore e anche per il gruppo, insomma. Musicare, per esempio, un film di Kurosawa, un film di samurai di Kurosawa, comunque meno di 3 ore non mi sembra ce ne siano, quindi insomma poteva essere un po' troppo. Non è un'operazione nuova quella di sonorizzare un film dal vivo, però di solito si scelgono film muti perché è più semplice in qualche modo andare ad inventarsi una cosa
su una pellicola che il sonoro non ce l'ha, mentre in una pellicola come L'Isola, che ha una scelta ben chiara di sonoro e di linguaggio, che è basata sui silenzi, andare in qualche modo ad integrare, a sostituirsi, ad aggiungere alle scelte del regista un suono che non c'è a tutti gli effetti, ma per una scelta, non per, come dire, per l'impossibilità del periodo storico. Insomma, il film muto si presta molto di più ad operazioni facili e che di sicuro è riuscita, perché in effetti ci si inventa una cosa dove non c'è nulla, mentre andarsi, insomma, a sostituire in qualche modo e ad aggiungere alle scelte registiche e alle scelte sonore è una sfida un po'... per noi almeno più interessante, cioè per me era molto più interessante andare a battere su questo campo qua.